Bentornati, oggi finalmente sono tornata, ogni tanto spunto come un funghetto. Sono tornata soprattutto perché sono struccata, perché ho deciso di fare con voi un video che testiamo insieme, e per la prima volta per quanto mi riguarda, se non per pochi prodotti, testiamo insieme i prodotti Essence. Ho acquistato un sacco di prodotti nuovi di Essence della nuova collezione, ho cercato appunto di prendere soprattutto i prodotti della linea permanente nuova, e in questo bustone ho tutto quello che ho comprato. Allora vi mostro quello che ho preso e poi partiamo appunto a mettiamoci all'opera. Ho preso questa palette della nuova gamma, della nuova collezione. Di queste palette c'erano tre varianti. Questa qui, che secondo me era la più adatta per quanto riguarda la mia carnagione, per quanto riguarda anche il mio gusto personale. Non so se riuscite a vederla. Comunque, questi toni ottimi, soprattutto questi qui per fare le linee di transizione, questi malva, poi qui come vedete c'è anche questo scimmerino molto carino, utili anche i bianchi, insomma l'ho trovata tra le tre in gamma la più completa. C'era anche un'altra che mi ha tentato, tipo credo fosse la Rio, però secondo me aveva troppi colori shimmer, invece questa qui mi è piaciuta soprattutto perché ha parecchi ombretti opachi e io preferisco sinceramente. Quindi questa qui è la prima. Poi ho preso i pennelli, ho preso un pennello per l'illuminante, questo qui per il bronzer, questo qui per il bronzer, questo qui per la transizione, poi ho preso un altro per il fondotinta. Allora, io con i pennelli di Essence mi sono sempre trovata bene, trovo che siano comunque, per il prezzo che hanno, sono davvero molto molto buoni. Innanzitutto cerchiamo di, per non perdere troppo tempo, ok, cerchiamo di aprirli così vediamo un po'. Non li ho proprio aperti, io questi prodotti non li ho proprio usati perché stavo aspettando di fare il video. Vediamo un attimino. Allora, le setole sono molto fitte, questo qui dovrebbe essere un pennello da fondotinta. Anche il packaging è molto carino, con la parte rose gold e il manico bianco, li trovo molto carini. Io ripeto, con questi prodotti Essence mi trovo davvero molto 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 bene. Infatti soprattutto i pennelli occhi, i pennelli per sfumare, un sacco di Essence sono tra i miei preferiti. Ho preso questo qui che era nuovo, come vedete è un po' più a cono, che si, insomma, a ventaglio, che si apre sull'estremità, e questo qui è il pennello per l'illuminante che mi serviva. Poi ho preso questo qui per sfumare, in realtà io di questi ne prendo tanti sempre, ne ho davvero tanti, tanto che poi quando si rovinano li cambio, perché insomma ne ho tanti, soprattutto di Essence, ed è questo qui, e questo qui in realtà è il classico di Essence. Poi ho preso questo per il, abbiamo detto, per il bronzer, quindi per le polveri in generale. Vediamo un attimino, io poi dei pennelli ne faccio un uso mio, se non seguo chiaramente le regole. Che, ecco, anche questo qui è molto carino, bello, questo qui è molto bello, molto molto morbido. Sono nutro grandi aspettative sui pennelli di Essence. Poi ho preso un fondotinta, visto che avevo visto un sacco di recensioni sul nuovo fondotinta, quello nella boccettina molto molto liquido, e non mi sono sembrate positive, ho detto vabbè, dirotto su un altro fondotinta, e ho preso questo qui, è lo Stay All Day 16 ore, che comunque è sempre in gamma. Ho cercato chiaramente di prendere tutto quello che è ancora in gamma permanente, e ho preso questo qui, il mio, il 15 Soft Cream. Io con le collezioni di Essence non ci ho mai capito niente, forse mai ci capirò nulla, perché sono tutte sballate, soprattutto sono troppo chiare secondo me. Comunque questo dovrebbe essere il mio colore, questo l'ho testato, l'unica cosa che ho provato è questa qui. Poi ho preso il correttore, questo qui, il Camouflage Matte, e ne ho preso anche la versione, sia la versione matte che la versione LT Glow, quindi dovrebbe essere un po' più illuminante rispetto a quello matte. Sinceramente su questo mi aspetto che sia molto pesante e molto pastoso, che vada nelle pieghette, proprio per paura che questo fosse di questa tipologia, ho preso questo qui per non farmi mancare proprio nulla. Poi ho preso questo scontrino, poi ho preso questa cipria che è della nuova sempre linea, è la You Better Work, e questa cipria all'interno del suo piumino, bianca, compatta. Di questa ne ho sentito parlare bene, però vedremo. Di questa linea proprio
dicono sia proprio adatta per chi fa palestra perché permette di trattenere il sudore, insomma, credo che sia ad altissima tenuta, insomma, in sostanza dovrebbe essere questo qui. Quindi speriamo che sia così. Poi ho preso dei mascara, ne ho presi in realtà dell'Hush Princess, che è il mio preferito di Essence, che è il migliore in assoluto. Io quando penso a questo mascara, poi penso a quelli che magari pago un sacco di soldi, 30 euro, molto meglio questo. Ne ho presi due perché erano in offerta, in realtà lo vendevano a pochissimo, in realtà poi ad 1 euro in cassa mi hanno praticamente fregato, e ho preso anche questo qui, l'All Eyes on Me, ma l'ho provato. È una mezza cagata, quindi forse lo regalo, non lo so, l'ho provato, ho visto lo scovolino, ma è proprio anonimo, non mi dà di nulla. Invece l'Hush Princess è top, già lo so perché insomma ne ho provati diversi. Poi ho preso l'illuminante ed è questo qui, il Glazed Donut, ed è questo color bianco. In realtà c'era anche un altro illuminante che mi piaceva, però alla fine ho preso questo perché era quello che, insomma, un illuminante diverso da quelli che ho, e non mi è dispiaciuto, almeno visto così, e l'ho preso. Poi ho preso, che altro, due blush, questo qui che è il Matte Touch Blush, che sono praticamente i classici blush di Essence con cui mi trovo sempre molto molto bene. Carinissime le stelline. Io i blush di Essence li adoro. Questo è il 20 Berry Me Up. Tra l'altro penso anche di averlo nell'altra versione, ma io di questi blush ne ho davvero un sacco di Essence, potrei venderli perché ne ho davvero tanti. E questo qui mi piace anche il colore, è molto bello. In più ho preso anche questo blush un po' più glow, anche a parte il packaging che mi ha conquistato, mi ha rapita. E ho preso che colorazione? Non c'è scritto che questo bronzo, questo blush color bronzo, ma il colore non c'è scritto qui, quindi non vi so dire. Comunque ce n'erano due di versioni, questa versione è un po' più sul marroncino, la versione è un po' più sul rosato. Mi piace, mi è piaciuto perché anche guardandolo ho visto il test, era molto molto setoso, la polvere era molto carina, quindi l'ho preso. Quel packaging è proprio bello. Poi ho preso questo kit per le sopracciglia perché mi mancava un prodotto per sopracciglia proprio per fare questo video. Non nutro grandi speranze, però insomma, carino il kit. E c'è appunto due colorazioni di ombretti, poi c'è un illuminante, poi questo qui che in realtà è cremoso. E che cosa dovrebbe essere? Questo ombretto bianco cremoso. Ditemi, perché se voi sapete qualcosa io non so che cosa sia. Vabbè, comunque, questo kit che non mi sembra male. E poi, per quanto riguarda le labbra, ho preso questi rossetti che sono abbastanza famosi, sono i Color Boost, nella versione opaca, ho preso due colori. Ho preso lo 03 Wanna Play e lo 04 Mad Matters. Questi due. Allora, questi li ho provati anche e devo dire che sono molto 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 belli. Seccano leggermente se avete le labbra come le mie, quindi tanto 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 secche, però se sono idratate sono davvero molto 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 belli. Poi ho preso questi tre rossetti. Allora, questo che colore? Lo 07 Craving You, che è questo rosa molto intenso, molto primaverile, questo rosa color fiore, non lo so. Questo rosa molto molto bello che mi è piaciuto un sacco e non l'ho ancora provato. Poi questo qui che mi ha deluso un sacco perché mi è arrivato così. Cioè, in realtà non l'ho visto in negozio, non l'ho aperto, ho visto solamente il tester, poi ho preso il colore. Quando poi l'ho voluto provare perché era quello che più mi piaceva, perché è proprio il colore che utilizzo io, e niente, questo. E mi dispiace da morire, mi dispiace da morire perché è veramente bello. E questo è il 03 Dusty Romance. Infine poi ho preso il numero 10 Greedy Coffee, che è un color più sì, un color caffè un po' più marroncino, anche questo rosso marroncino molto 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 interessante, anche questo un po' più autunnale, diciamo, per la primavera non si adatta benissimo, però insomma noi non ci formalizziamo e quindi ce ne freghiamo. Possiamo partire. Allora, partiamo con il fondotinta, che è lo Stay All Day, come vi ho detto prima, 16 ore, ed è il numero 15, il Soft Cream, con il suo pennello per fondotinta, per creme. Non so se questo vada sbattuto, non penso. Dice anche di essere waterproof questo fondotinta. Il pennello mi sembra davvero molto 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 carino. La colorazione, allora, l'ho provato, come vi ho già detto, e mi sembra giusta, nella speranza. Ha anche un buon odore. Allora, questo dovrebbe essere anche un fondotinta long lasting, questo è da vedere. Diciamo, non è proprio
Non posso dirvi granché al riguardo, però dicono sia long lasting. Allora, questo pennello, per quello che mi sto vedendo, mangia tanto prodotto, tanto. Vabbè, forse perché io questo lo noto soprattutto i pennelli nuovi, perché mangiano un sacco di prodotto, soprattutto quando sono nuovi. Vediamo quanto copre soprattutto. Allora, copre, non è altissima coprenza, perché qualche rossore, soprattutto le guance, che io ho le guance un po' rosse, me le lascia un po', diciamo, un pochettino rosse. Questo con una passata, proviamo a farne un altro, un'altra passata, soprattutto nelle zone in cui io so che sono un po' più critica, dove ho soprattutto i rossori. Diciamo che comunque va a uniformare l'incarnato sicuramente, questo diciamo si appare, almeno quello che vedo, sì. Non è altissima coprenza, quindi non vi va quell'effetto maschera. Tra l'altro a me non piace, a me piace che comunque vada semplicemente ad uniformare un po' l'incarnato, dopodiché insomma va bene, non mi interessa avere chissà quanti strati di fondotinta, l'importante è che vada ad uniformare, a cercare di levigare leggermente, perché qualche poro di troppo io ce l'ho, qualche poro aperto di troppo ce l'ho e mi dà anche un po' fastidio sta cosa. Comunque poi passiamo, proviamo il correttore, questo qui, il Camouflage, è nella versione Ilty Glow, perché ho paura, temo, che l'altro, quindi quello matte, sia un po' troppo pesante. Questo qui mi sembra, non mi sembra male, anche se la colorazione non lo so fino a che punto, la Venti Light Neutral, non lo so, lo passo sempre con questo pennello, perché lo vedo troppo chiaro, forse miscelandosi un po' con il fondotinta. È chiaro che lo preferisco più illuminante, però lo vedo troppo troppo chiaro, forse avrei dovuto prendere la colorazione più scura, però non è detto, non è detto, vediamo. Chiaramente il mio timore è che vada nelle pieghette, quindi ci auguriamo che questo non lo faccia. La speranza è quella lì. Andiamo a settare la base e lo facciamo con questa cipria e con il pennello per cipria, quindi per bronzer, diciamo bronzer. Io non ho un bronzer, tra l'altro, non ho preso il bronzer e non ho preso neanche un prodotto per l'eyeliner. Va bene, dai, ok, va bene così. Vediamo se setta come dice, se soprattutto. Io di questo ne ho sentito parlare un sacco, infatti lo cercavo, era uno di quei prodotti che... Vediamo se qui va a fare un po'... Ah, ecco, è vero. Il colore è trasparente, quindi per fortuna non sbianca. Questa qui era anche una mia paura, perché soprattutto i prodotti, le ciprie chiare, vanno leggermente a sbiancare. Devo dire che non mi sembra così. Ok, va bene. Mi piace perché va anche un po' a minimizzare, a levigare un po' i pori. E questa cosa è molto 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 positiva. Adesso andiamo a fare le sopracciglia. Le sopracciglia, quindi utilizzo questo kit, ho un po' paura. Vi devo dire la verità. Temo un attimino quello che possa accadere, però vediamo. Allora, prendo la cialda più scura, questa qui. Penso ci sia solamente una colorazione di questa, una variante di questa palette. Prendo quindi questa cialda qui, la più scura. Andiamo a riempire un po' quei piccoli buchetti. Stranissimo questo pennello, carino perché ha due lati, ha il pennellino e poi anche la spazzolina per pettinarle, però diciamo da viaggio secondo me va bene. Forse quella cialda bianca serve per fissare.
fa un po' di fallout leggermente, però riesco a fissarlo abbastanza bene, cioè fissarlo, è abbastanza omogeneo. Il pennello c'è di meglio di questo pennellino, sicuramente, però non lo so. Io chiaramente, come già sapete, non amo molto questa tipologia di prodotto, perché prima sì, mi piaceva un sacco, però adesso sono abituata a utilizzare il pottino, quindi il prodotto in crema mi piace molto di più perché fissa meglio, non lo so, mi piace molto di più. Però devo dire, allora, non è male perché li fissa. Sì, dai, pensavo peggio. Allora, visto che ci siamo, posso provare a mettere anche un po' di illuminante sotto l'occhio, che è questo illuminante qui. Allora, questa qui vorrei, vi giuro, vorrei capire che cos'è, ma non... Forse questa qui penso sia... Ah, ok. Questa cialda in crema serve appunto per fissare il prodotto. E in realtà... vediamo se riesco a farlo con... Mi servirebbe un pennello piatto, però... Proviamoci anche così. Va a fissare, sì, è vero, l'avevo praticamente rimosso. Che servisse a questo. Vabbè, comunque. Ok. Poi. Cavolo. Per fare il contouring. Ah, ok. Posso utilizzare questa cialda marrone della palette. Che ne dite? Non lo so. Sto facendo... Non lo so. Però ci provo, perché voglio utilizzare solamente prodotti Essence, non voglio utilizzare nessun altro tipo di prodotto, praticamente voglio fare solo una full face Essence, altrimenti non ha senso, mi accontento di quello che c'è. Ah, va bene questo, anche perché è un marrone molto, molto freddo e a me va benissimo fare il contouring freddo, va molto 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 bene, quindi sì, dai, va benissimo. Molto molto leggero chiaramente, come vedete, però non male. Andando avanti, andiamo di blush e proviamo questo qui che mi piace molto. Proviamo questo e utilizziamo sempre questo pennello. Stiamo facendo praticamente tutto con questo pennello. Wow! Bellissimo! Allora, come vedete, sembrava molto più marrone della cialda. In realtà è un blush caldo. Molto 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 bello, bellissimo. Ha questo colore sì caldo, però sembrava più marrone della cialda, in realtà è mi piace anche perché è quella leggera luminosità che non mi dispiace, non è un blush troppo illuminante, però leggermente, ed è davvero molto molto bello, ha quell'effetto un po' di sano sul viso che mi piace parecchio. Poi passiamo all'illuminante, vediamo l'illuminante, questo di Glazed Don't, e lo applichiamo con il pennellino per illuminante, vediamo, io non amo molto esagerare con gli illuminanti perché succede che poi sembra un attimino una lampadina, non mi fa impazzire sta cosa. Discreto. Quindi palette, passiamo agli occhi, sì. Allora, vediamo un attimino che cosa possiamo fare. Allora, prendo sempre quel marroncino che ho preso per fare anche il contouring, visto che insomma non ho comprato un prodotto per la terra, l'ho proprio dimenticato, e per fortuna questa palette aveva questo marrone, quindi va benissimo. Non è male, devo dire la verità, pensavo peggio. Queste palette devo dire che sono molto belle, molto carine, molto molto belle, originali, finalmente Essence anche col packaging per quanto riguarda le palette, finalmente si è un attimino evoluta. Perché vabbè, io sinceramente le ombretti di Essence a me non fanno molto impazzire, cioè li trovo non tantissimo scriventi, li trovo... comunque di una qualità più o meno
basta. Infatti anche questo ombretto non è proprio la fine del mondo. Però, vabbè, bisogna lavorarci un po' e... però forse possiamo farcela. Poi prendo questo colore accanto, che è questo malva. Lo vedete? Accanto al marrone, che è un malva molto... un po' più freddo, molto simile al marrone. Allora, devo dire che sono molto polverosi. Diciamo, appena toccate la cialda, vanno proprio a spolverare un sacco. Però vabbè. Ok. Allora, devo dirvi quello che penso. Allora, non vedo tanta differenza tra il marrone, tra questo marrone e quest'altro. Li trovo molto simili, devo dirvi la verità. Andiamo a prendere adesso quest'altro, che è più un viola. Sempre opaco. Vediamo se intensifichiamo un altro po'. Vediamo se ci dà un attimino. Ecco, questo lo vedo. Questo sì, lo distingo rispetto agli altri. Ed è molto bello questo colore. È praticamente un malva molto intenso. Ed è molto bello. Allora, questo glitter che insomma abbiamo applicato sulla palpebra, io non lo vedo. Non so voi, ma io non lo vedo proprio, non lo so, non riesco proprio a... non mi piace questo glitterino. Però per illuminare un pochettino ci serve un pennello piccolino. Anche la rima. Che cretina. Va bene, prendo questo qui, prendo questo rosa, sempre glitterato. E andiamo nell'angolo interno dell'occhio, sperando che almeno questo glitter, questo ombretto, sia un attimino meglio dell'altro. Ah, dai. Su questo ci stiamo un attimo rifacendo. Questo lo vedo, lo trovo migliore rispetto al bordeaux precedente. Non è male, ma lo trovo male. Ripeto, allora, preferisco di questa palette decisamente gli ombretti opachi. Devo riprendere il pennello che ho utilizzato prima, penso sia questo, con questo marroncino, quello accanto al marrone scuro, e vado sotto l'occhio ad intensificare un po'. Quando faccio questo passaggio, puntualmente piango. Perché mi va la polvere negli occhi? Tutte le volte. Ok, ho gli occhi che mi lacrimano un po'. Allora, poi passiamo al mascara e andiamo di Lash Princess a volontà. Visto che non abbiamo il prodotto, l'eyeliner non ce l'abbiamo, dobbiamo un attimino andare giù pesante con il mascara. Che, come se sapete un po', se mi conoscete un pochettino, io sono proprio l'eyeliner, per me è fondamentale. È raro che io esca di casa senza eyeliner, proprio fa parte di me. Per concludere adesso passiamo al rossetto, visto che secondo me si abbina molto. Proviamo questi qui. Questo qui non c'entra nulla. Questo insomma neanche, non si abbina granché. No. Non va bene.
devo pulire un attimo. Allora io direi che secondo me a questo trucco occhi si abbina un sacco quello che io adoro, che però è un po' malandato, ed è questo qui, il numero 3 Dusty Romance, che secondo me beh, è proprio perfetto per questo tipo di trucco occhi che ho fatto. Si abbina. E secondo me ci sta molto 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 bene. Bene, allora passiamo alle considerazioni. Che dire, sono abbastanza soddisfatta del trucco che ho fatto. Il fondotinta non mi dispiace, è un prodotto che va bene, copre quello che deve, nel senso che va a coprire le discromie, e anche lo vedo anche leggermente illuminante. Spero soltanto che a distanza di ore mantenga questo effetto, perché se poi va a lucidare non ci siamo. Poi mi piace molto la cipria, perché va, almeno per quanto mi riguarda, ha fissato abbastanza bene. I pori me li ha anche un po' levigati, promette di essere a lunga durata, quindi speriamo che sia così. Il kit per sopracciglia non mi è dispiaciuto, c'è di meglio, però insomma non male. I pennelli top, i pennelli sono veramente buoni, mi piacciono molto le setole, questo qui per fondotinta è molto buono. Dimmi che non è un pelo che sta per venire via, no. Anche questo qui per polveri è molto molto buono, insomma strapositivi i pennelli, sempre promossi. Illuminante niente di che, il rossetto bellissimo perché non è opaco, ma ha questo effetto semilucido, che poi non è lucido, è tipo un satin di MAC, per farmi un esempio. Chiaramente la durata sarà un po' diversa, però mi piace molto il colore. È inutile che vi dica quanto mi piace questo mascara, perché è fantastico. Bellissimo anche questo blush, perché lascia questo colore di sano al viso e mi piace molto, quella leggera luminosità che non mi dispiace, quindi molto 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 bello. E che altro dire? Il correttore, vediamo. Allora, il correttore nelle pieghe un po' è andato, quindi non lo so, forse dovevo idratare un po' di più il contorno occhi, però questo insomma non giustifica, però mi dispiace un po', però va bene. Tutto sommato può andare, ecco. Nulla, spero di avervi tenuto compagnia. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao ciao!